Se io ti dico 157.464, è il cubo di quale numero? Ah, aspetta, non sono pronto. No, devo vederlo, devo vederlo. 157.464. Allora, questo è il cubo. Allora, non ero preparato e non ero preparato soprattutto io. Questo potrebbe essere il cubo di 54. Bravissimo, Esatto? Ah, ma esatto. perfetto. Io ho una certa età. Sì. Tutti abbiamo un'età certa, ma io ho anche una certa età. E sono più vicino ai 40 che ai 30, lo giuro. E se non vedo scritto il numero, non Sì. ce la faccio a fare. Signore e signori, Giorgio Dendi, il maestro della matematica, Ehi. campione italiano di giochi matematici qui per noi, ha scritto per la Settimana Enigmistica, un enigmista per noi in questo video ci farà vivere esperienze incredibili. E certo, perché tu sai che c'è qui E qualcosa, io so che c'è però qualcosa, non ma hai non so che visto, cos'è. però non hai visto. Allora io ho preparato per inquadrature, per tutto, però sempre col foglio coperto. Sì. Questo è un regalo per te, un Oh. regalo che nessun altro può farti se non io. Tipo? Questo è quasi un cruciverba, Quasi un nel cruciverba. senso che ci sono tante parole di senso compiuto, Certo. uvette, vedo, età, cronometro, si legge anche alla Sì, rovescia, riesco. caricaturista. Esatto, però manca una parola di boh, forse un 10 lettere così. Le orizzontali e le verticali combaciano, sono parole della lingua italiana. Ho già capito. Manca una Ho parola. già Adesso capito. io ti ho portato la matita, ma naturalmente è la matita della settimana enigmistica, eccoci, che porta bene. Se Sei vuoi un fare con genio. matita e con gomma, se no Sei. puoi fare anche col pennarello, seconda Lo com'è. faccio col pennarello. Allora, vediamo, tu devi Sei un completare. genio. Io ho già capito. Perché questo è Sarajevo. Eh sì. Questo è Sarajevo. Questo è Orangi. Questo è Etnica. Etnica. Sì. Cocktail. Cocktail. E adesso attenzione, tu hai già capito tutto, purtroppo hai rovinato tutto. Come? Io volevo farti partire Ah, dal centro. dalla prossima parola, perché la prossima Manata. manata, una La manata, manata. ma sarebbe stato se tu non avessi capito già Sì, la soluzione, ma quando uno è intelligente c'è poco da intelligente, poco fare. da fare. E malata sarebbe stata la parola più così, Ah, giusto, giusto, più plausibile, quella che ti viene in sì, mente di prima. Ho però l'hai già capito, già quindi capito che questo, manata. signori e signori, è Jack. No, bietole, tubigna. Cos'era una tubigna? Tubinga è una città Tubinga. in Germania, sì. Va bene. Turritani. Gli abitanti di Turris, di Torre, Non lo so. gli abitanti di una città della Sardegna. Ok, voi, voilà, Voilà. voilà, e se, Sì. spettacolare. Allora, ho fatto in modo che tutte le parole, tutte le lettere facciano parte di qualche parola verticale. Per esempio, ecco, la parola S, Sì, questa E e questa S non fanno parte di parole verticali. Invece, giusto. queste parole della soluzione fanno tutte parte di parole. Ecco, allora la mia idea è questa: cioè uno che vuole fare uno spettacolino, Sì. per esempio, se può fare, se vuole fare un po' di magia a un compleanno, a una cerimonia. Ma uno si può presentare anche col cruciverba dedicato Bellissimo. alla persona, Spettacolare. all'evento, e insomma è qualcosa in più che non fanno tutti. Casomai Bravo. mi interpelli e io ti Mi dai una faccio, mano. mi chiami come sempre alle 2 di notte, io rispondo fino al Esatto, primo squillo, alle 2 di notte, ti faccio cruciverba e dopo si può presentare. Ecco, è un'idea, Ma come. quanto tempo sei stato per ideare questo? È meglio non sapere, ci si Tanto. mette tanto. Allora io ho un po' di pratica, Sì. insomma, per cui so già un po' come fare. Ok. Ma se vuoi, Sì. possiamo fare Una lezione? una lezione su come si costruisce un cruciverba. Spettacolare. Non vedo l'ora. La preparo un attimo, mi Sì. concentro e Sì. dopo la facciamo. Volentieri. Benissimo. Molto Intanto volentieri. questo è il cruciverba. Prendi un quadro, lo appendi sul giorno. Bellissimo. Sei un grande. Grazie Bene, ciao a mille. tutti. Come fa? Giorgio, hai una carta preferita? Qual Sì, è? è l'otto di picche. Perché? No, perché? No, No, veramente, non è per guarda, carità. metti così, guarda, il dito sopra, ok? Sì. E tu hai detto l'otto di Sì. picche, sì? Se tu schiocchi le dita, guarda, Ah, vai, tutte e due vai, vai, tutte mani? e due. Ah, hai schioccato 2 volte. Ah, No, do. vabbè, se schiocchi 2 volte sale in cima, Sì. se no va sul fondo, però hai schioccato 2 volte, gira la prima. Ta ta ta, no? Otto di picche, Remengis, tu, come hai fatto? Vabbè, vabbè, vabbè.
Io già non dormo perché devo fare tutte le mie cose, i cruciverba e tutte le cose, ma adesso con questo non dormo sicuro. Facciamo una cosa ancora più difficile. Dai. Guarda, metto una carta in un punto speciale, non guardare. Questa la metto qui. Sì. Dimmi una carta. Prima hai detto di picche, ora puoi dire quella che vuoi. Quattro dei fiori. No. Schiocca le dita. Da due volte sale in cima. Quattro dei fiori. Hai detto tu. Non posso credere, mamma. Ma come? Basta, ti odio. Allora, buongiorno. Abbiamo deciso... Buon pomeriggio. Abbiamo deciso nel precedente video che avremmo composto un cruciverba. E l'idea ti è piaciuta? Molto. Allora mi sono un po' preparato. Allora io in cruciverba, diciamo, so farli perché è tanto tempo, però quali sono stati i primi che ho costruito per prendere un po' di familiarità con le parole, con le lettere da incastrare? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Ah, dobbiamo rispondere, sì, scusa. Allora, vi ho fatto, e vediamo dalla telecamera in alto, vi ho preparato degli schemi di parole crociate. Non comporremo, non faremo un cruciverba vero e proprio, ma giusto un po'. Voi avete visto forse su qualche rivista che spesso le caselle sono ordinate in questo modo. O sono tutte disordinate, oppure spesso questa diagonale da questa parte, non dall'altra parte. Perché? Per la lingua italiana va bene così. E allora noi, visto che è il primo cruciverba, ci adatteremo alla lingua italiana. Alla lingua italiana. Ho messo tra una casella e l'altra della stessa riga, ho lasciato uno spazio di quattro caselle. Sì, giusto. Quindi lì ci può stare una parola di quattro lettere. Ok. Allora uno sarebbe tentato, parola di quattro lettere, Hyde. Ah, giusto. Uno sarebbe tentato, casa. Jack. Anche, Jack. È vero. Sei un genio. Avete i nomi giusti. Però, per il nostro cruciverba primo, non mettiamo parole con le lettere straniere. Esatto. Allora, parole di quattro lettere. La maggior parte delle parole italiane di quattro lettere ha questa composizione. Consonante, vocale. Giusto. Tu hai già detto una. Casa. Ciao. Mare. No, ciao no. Consonante, vocale. No, quella... Ah, tu preferisci consonante, ok. Sì. Alternate. Mano. Mano, mare. Mare. E allora? Mona. Io Mona. Scriverei, io La. Scriverò nella prima... In una casella. Meglio al centro? Al centro. Okay. Ok. Quella che vuoi tu e quella che vuoi tu. Casa. Mare. Mare. Adesso, per esempio, sulla terza lettera, okay, cioè la S, sì, prova una parola, per esempio io ti dico una, peso. Sì, una o parola, naso. O naso. Naso. Tu prova una parola, ti dico per esempio bara, una cosa che... Pure more. More, perfetto, metti more. Sempre come mare. Sì. Metto more. Ecco. bara, naturalmente uno pensa sostantivo, invece bara potrebbe essere barare, anche voce verbo barare. Certo. Però ecco, te l'ho detta apposta, perché... perché i verbi non sono ammessi nelle parole crociate. Chiaro, se faccio una cosa... I verbi coniugati. Okay. Tipo all'infinito, sì. Solo all'infinito, all'infinito o al participio passato. Ok, okay. Interessante. Ecco, quindi andare va bene. Sì. Andrei, no. No. A meno che Andrei non sia il nome messo di qualcuno. Andrei Zhik. Eccoci. Era un, ti ricordi, un prestigiatore. Eccoci. Per cui, in quel caso va bene. Ok. Adesso io direi della N di naso o della M di more. Altra parola. Sì. Mura. Sì, e tu? Nato. Che sia? Sia lo nato, un'associazione, sia uno che è nato. Uno che è nato, perfetto. Ok, e adesso la di cosa... Di nuovo qua. Sì, adesso proprio a te... Lume. Vedo una E, una U. La U non è tra le vocali più presenti. Allora metti... Lune e dune. Dune, metti dune. Bello. Lava. Lava. Non voce del verbo lavare, no, ma... lava proprio del vulcano. La lava del vulcano. E adesso hai due lettere orizzontali, av e tu on. Metti una parola che contenga quelle due. La vedi sta mona. Sì, sì, va bene. Però... Comunque, Cona è una provincia di Ferrara. Di Ferrara, perfetto. Beh, per esempio, lavo non posso metterlo. No. Cavi. Cavi, perfetto. Cavi, qua ce ne sono tanti così. Esatto, se no c'era Sava, Sava è un fiume, un affluente del Danubio. Queste cose purtroppo non le so. Adesso tu hai CA e tu hai CA. Ah, interessante. Tu non puoi usare né cavi né casa. Giusto. Io posso usare cane. Tu puoi usare cane. Anch'io tu... potrei usare cane. Eh sì, ma cane l'ha usato lui. Io uso cani.
Perché mi piace, non c'era ancora una I nel mio crucifero. Eh sì. E io allora uso... Io ce l'ho. Potrei anche usare tipo cara. Cara, sì, va bene. Anche caso, che è una parola per chi usa le carte, il caso. Però hai messo casa. Cara, cerchiamo di mettere anche delle lettere che non abbiamo usato, esatto. Come giustamente hai detto tu. Per esempio... La R va bene. Adesso una parola che finisce per ro, c'è una... Proprio zero sarebbe bello. Bello, no? Dai, ne hai un'altra. Con una lettera che non abbiamo già usato, anche tu. Mm-hmm. Cerca qualche lettera per fare... Pensando. Baro, perfetto. A me viene mine, però la M la I. Sì, la M l'hai già usata. E se no... Ma fune per fine, mettere... Fune, sì, fine. Però con la U, beh, è uguale, o fune o fine. Beh, con U, se metti fune, prima di scriverla, abbiamo la carta per cancellare, no? Ma sì. Mu, ti viene qualcosa? Con quattro lettere, sì. Muro. Muro, abbiamo usato mura, il muro. Allora... Muto. Muto, è anche muso. E anche muto. Muco, quello che si forma nel naso. Allora metto, cosa mi hanno detto? Non so. Anche mulo. Fune. Bello. Quindi ora dobbiamo fare questa verticale. Sì. Di nuovo ca. Ca. E io mu. Capo. Io capo. Muco, mi piaceva. Sì. Sì, lipa. Dua, lipa. Perfetto. Allora, vedo che stiamo... E poi di nuovo su B. B. Ah, io no. Ro. Te. Biro, allora, biro e biro il ideatore della penna, sì, esatto. E la penna anche. Se no, quando è morto ci ha lasciato le penne. Ci ha lasciato le penne. Bello. Questo è un cruciverba, naturalmente, che non verrà pubblicato, ma giusto per prendere confidenza e abituarci a rispettare le regole che ci siamo imposti per questo primo cruciverba, consonante vocale, certo. Perché così le parole vengono abbastanza facilmente. Prova ad andare anche di su. E qua cosa facciamo? Lite, lira. Però lupa. Devo stare attento qua. Sì. Ok, per esempio. Così. Okay, se fai lupa, c'è muti. Allora facciamo lupa e muti. Sì. Ok, va bene. Poi guarda una curiosità. Mosè, se vuoi mettere una parola con l'accento, che è così, è ancora un pregio di più. E va messo l'accento? L'accento non va scritto. Infatti. Okay. E quindi è come se fosse Mose. Il Mose che comunque certo, è quello di Venezia. Di Venezia. Io ho messo il dito. Però intanto abbiamo preso pratica. Sì, perfetto, bellissimo. Sì. Se vogliamo un po' prendere ancora più pratica, sì. Passiamo a parole così, mm-hmm. Però con più una lunghe. Piccola, no, con una piccola variante. Mm. La parola di partenza ci mettiamo una cosa che non sappiamo affrontare per il momento. Quindi... Tipo? Quindi tu adesso, e tu qui e tu lì, disegnati altre caselle nere e la prima parola per te okay. Sarà Mark. M-A-R-K. Mark. M-A-R-K. Mark. La mia? La tua? Ne sai un'altra che ha qualcosa di strano? Ecco, ma io pensavo Mike, buongiorno. Ah, Mike, ok. Mike. Miche. Allora, questa cosa c'ha? Questa c'ha una consonante che in questo caso è la K. Sì. Però è nella posizione della consonante. Sì. Se tu riesci a trovare una parola verticale che ha consonante vocale K, vocale, è una marca. È una marca di cosmetici, dico. Con la K iniziale. Sì. Allora ti porti un'altra difficoltà, esatto. Per un'altra parte. Ma io potrei scrivere tipo luck. Fortuna in inglese. Beh, luck. Track. In caso è track. No, luck. L-U-C-K. Allora, le parole inglesi sono usate abitualmente solo quelle che usiamo proprio in italiano. Si usa anche, no? Si dice good luck, no? Io avevo in mente Nike. Ah, Nike. Che è la marca, certo. Nike. Sì, perché però è marca. Però Nike è la Nike greca che voleva, era il simbolo della vittoria. Allora, in questo caso puoi mettere Nike. Figo, io con la K finale... Guarda, è peccato perché è un termine così della guerra che insomma in questo momento... Però tank è un carro armato tedesco. Certo. Puoi mettere tank. Ne volevo trovare un'altra. No, rock va bene. Rock va bene? Sì, io avevo pensato un'altra ma non te l'ho detto. Aspetta, adesso l'ho dimenticata. Ah, punk.
Anche punk. Perché si scrive P-U-N esatto. E P-U-N rispetta le clausole consonante, vocale, consonante. Okay. Rock presenta, rispetta le regole. Devi sempre usare dove hai già due lettere. Zoro è un personaggio di One Piece. Zorro. Come si scrive Zorro? Perché Zorro. Zorro. Zorro, semplice, sì. Personaggio di One Piece. Ok, perché Zorro no, è no, no. No. E se gli scrivo tipo Coca? Metti, metti Sochi. Sochi, meglio di Coca, ok. Mastro Lino. No, Lino, chi era? Lino Banfi, ma il Lino è un tessuto. Anche sì. Mina, cantante. Mina, la cantante. Beh, quindi una parola con una difficoltà, siamo riusciti a sistemarla. Sì. No, perché avevamo la K iniziale, quindi si può fare un cruciverba un po' più pregiato di quello che era il nostro primo, che ci serviva, lui va avanti. Guarda, questo metto Erno. No, perché... Erno Rubik. Sì. Dai, fammela passare. Sai che io conosco... però non va bene. Sai che io conosco uno che l'ha incontrato. Anch'io. Anch'io conosco uno che l'ha incontrato. Provi Hyde? Io provo Hyde e Hyde prova Jack. Allora, vediamo un po'. Allora, Jack. Jack c'è sempre la K finale, quindi... Ah sì, ho trovato, essere, ho trovato. Potrebbe essere punk qua. Sempre. Sì, esatto, punk. Hyde. Punk. Tosta. Allora, tu... Con la J. Che difficoltà hai? Tu con devi trovare una parola di quattro lettere che inizia... No, scusa, scusami. Che inizia con la J, con la I lunga. Sì, quindi potrebbe essere... beh, c'è un altro nome, tipo John, solo che ha la H. E ha la H e la N finale. Sì, no, 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 no. Ma c'è sempre un nome. Non so se hai mai guardato Tarzan. Jane. Jane, è vero. J-A-N-E. E quindi le altre lettere... Sono tutte gestibili. Sono tutte gestibili. Jane. Vediamo te. È difficilissimo. Tu la devi seconda trovare Y. Una parola con la seconda Y. Tu usi il computer? Byte. Byte. B-Y-T-E. H di quattro lettere, perché adesso... Halo. Halo Rich. Ma... Sì, non so. No, Halo? No. Halo? Hola. No, Hola? Si scrive così? No. Sì, Hola. Senza H. No, si scrive con due O. Ho-Ho, Pokémon. È il Pokémon Ho-Ho, no? Però Pokemon. Ti metti un'altra H. Un'altra H, no? Ho-He... Ma che bella casa! Yum. Che bella home. Casa! Home? Sì, home. Si può usare in questo caso? Sì, perché è una parola che si usa. Yum. Il filosofo. Sì, ah, bravo. Ah, ok, anche. Lo conosco. Ma home si può usare? Sì, perché insomma c'è un tasto del computer, home. Ok. E quindi mi sembra che siamo ricaduti su schemi che sappiamo gestire. Sì, proviamo a finire giusto un attimo. Okay. Con la B c'era... Bile. Lido. Soto, che è tipo la scuola zen, però no. Se no, moto. O moto, dai, che magari è più conosci. Totò, per mettere Totò con l'accento. Totò più bello, Totò, dai. Lado è brutta, perché qua è brutta. Lado hai messo lì. Sì, è brutta. Luce. Sì. Perché luce. Dadi. Sì, sì, sì. No, no, se hai messo dado, non dadi. Non posso dadi. Mule. Si può usare? Fado. Cado. No, cado è voce verbale. Il fado è la danza spagnola. Fado? Sì, oppure la rada. No, lume della ragione. Dove possono... Toto, tu... Qua ci sta rane. Tuta. Rane, però... Caco. Caco, perfetto. Cute. Fatta. Eccoci. Naturalmente dobbiamo andare avanti. Siamo partiti da un cruciverba facile, con le parole chiare. Figo, molto figo. Per cui siamo, ecco, siamo già in grado di fare un cruciverba. Se tu devi preparare un cruciverba per una persona, ovviamente non avrà il nome di quattro lettere. Ah, giusto. No, no, a te non ti faccio quell'altro perché ha il nome di quattro lettere, ok. Però, ecco, questo è il primo approccio. Se ci sono parole di cinque lettere, comincia a prendere confidenza, fai una parola cesto, incasti con una di cinque lettere cenno, carte, non so se sapete cosa sono, pasto, penta, prefisso per 5, cervo, qua metterò corvo, perno, perso, posto, fosso, costi e così via. Adesso però vedi, queste sono consonante, vocale, consonante, consonante, vocale. Ecco così, prendi parte, prendi pratica, qua sarà parto e così via. Pazzesco. Con queste qui che hanno le caselle nere, sempre in questa diagonale,
però a distanza di 5. Ok, e questo è il cruciverba base, se vogliamo. Sì, però dopo dovrai trovare, quando sei più pratico, anche il modo di togliere una carta. Certo. Per esempio qui, Mosè, a parte che Oppo non finisce, come facciamo finta che sia, allora potresti mettere una parola che finisce per Mose, tipo famose, formose, sì, qualcosa del genere. Certo. Bramose. E così verrebbe unito. Adesso qua Alava non certo, combina. Però ecco, dopo si pensa a questa cosa in modo da unire i vari schemi con le varie diagonali. Di solito sulla Stima in Mistica, a pagina 1, dove fanno il gioco più semplice, ha proprio queste cose, però con le due diagonali distanti 6, ecco, okay, per esempio, o 5, insomma. E dopo c'è una parola lunga qui che lega due schemi, e poi qui sotto c'è una parola lunga che lega questo con questo, e così via. Certo. Però, diciamo, come principio per partire, mi sembra che abbiate fatto un buon lavoro. Figo. Grazie mille. Io ti volevo chiedere se ci fai una dimostrazione, proprio la tua istantanea, come fai tu i miracoli. Esatto. Allora, non ero pronto. Ma sì, dai, però, che sei pronto. Stranamente ma ho qui... dice bugie, non è vero. Ho qui con me... Stranamente. Un vocabolario. Ok. Allora, che vocabolario è? Questa è la Settimana in Mistica che dicevamo. Ma un vocabolario stranissimo. Questa è l'ultima Settimana in Mistica. Senza definizioni. Oggi, sì, oggi mentre registriamo... guarda! Scusa. Non ha le definizioni. Da vocabolario. Una cosa alla volta. Che vocabolario è? Aspetta, rispondo alla tua domanda di prima. Oggi è il 25 gennaio che stiamo registrando. Dilla questa cosa. L'hai detta a prima. A pagina 6 c'è Gidendi. Vediamo. Guardalo qua. Grande Gidendi. Guarda il Gidendi. Oh. Il mio gioco. Che non ho ancora risolto. Ci ho pensato prima. Ma... Qual è il gioco? Vabbè, faremo. Questo lo faremo dopo. Questo è un cruciverba vecchio. I vostri genitori non erano neanche nati. Gidendi. Sì. Ma dai. Sulla Settimana in Mistica numero 2553. Non era neanche uno dei primi. Componevo quella volta, sì. Quanti anni avevi? 5. Allora andavo in terza superiore. Allora, tipo, sì, e già mi facevano mi pubblicavano sulla Settimana in Mistica sulla Domenica Quiz. Quel vocabolario, ok, ha tutte le parole di 5 lettere, di 8. Ecco, queste sono tutte le parole di 5 lettere. Di 8. Tutte di 10. Quelle della lingua italiana? Ma maggior parte. Oh, insomma. Ma che figata. Ecco, per esempio, tra le parole di 12 lettere c'è Mind the Biran. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Magnito Gorsk. Machad Ruiz. Ma cosa vuol dire? Che ne so. Sì, non sono tutte, perché questo è una cosa... 32. 29 parole? Sì. 29 lettere, però lettere. Archivio glottologico italiano. Comunque sono parole che si possono usare nel vocabolario. Questo cruciverba che adesso vediamo... Okay. Mi raccomando, se non viene bene, tagliamo tutti. Giorgio, vabbè, siamo era bene, era... da allora, beh, me l'ho fatto anche a cena l'altra volta. Facciamo un cronometrino per vedere in quanto tempo lo fai. Allora, io non mi sono preparato. Ma non importa, okay. Ma poi non allora, mi sono preparato e poi lo fai in 30 secondi. Dai. Allora, aspetta, no, aspetta, non lo prometto. Non mi sono preparato al foglio stampato. Uno solo, non riesco a gestirmi entrambi. No, non mi sono, scusa, io avevo bisogno, quando l'ho fatto in televisione, su Rai 1 il sabato sera, ovviamente, con Frizzi e la Carducci, prima serata, perché io meno che Rai 1 in prima serata, il sabato sera non faccio. Lo sappiamo. Avevo portato questo vocabolarietto in modo che mi scelgano due parole di 12 lettere, che non è semplice da trovare. Figo. Io l'ho già scelta. Ecco, però ecco, chiedo che non sia parole con lettere strane, okay, solo con le 21 lettere italiane. Ok. Allora. Io ce l'ho. Anch'io. Beh, ditemele. La mia è Marchingegno. Allora, Marchingegno. Ah, però tu l'hai fatta con la M, allora cambiamo. Perché anche la mia era con la M. Si scrive così? Sì, direi di sì, l'ho letta prima. Non lo sapevo neanche che si scrive così. Dimmi un'altra, mi raccomando. Dibattimento, mi piace. Se gli piace. Sei pronto? Posso chiudere questo? Non ti serve più? Sì, chiudi il video. Allora, si vede qua su, sì. Allora, faccio con la matita perché così posso cancellare qualcosa. Ok. Sì. Ma facciamo senza l'orologio. Ma fai con l'orologio, un po' di ansietta. 3, 2, 1. Sonar. Già lì. Etano.
Gulag, madonna. Gag. Ingordo. Bella questa. Bella. Pena. Mamma mia, incredibile. Stai volando. È incredibile. Questo è un messaggio per voi, questa parola. Tia e zia in spagnolo. Vedo che lo, certo, usano, lo usano molto. Euro. Dettami. Wow. Sì, è una moneta. Adesso non c'è più la lira, per questo euro. Allora, vediamo. E questo è tosto. Aspetta un attimo. Silenzio. Scusi. Scusi, mi ha detto. Scusi. Ariel, la principessa. Chiarla. No, chi era la sirena? Sì. Nisba. Nisba. Nisba bello. Quanto siamo? Hai 30 secondi. Senari. Sono io. Wow. Rami. Aspetta, ah, giusto. Devi pensarlo. Grazie. Wow. Ma Federer, anche Cedere andava Cedere, bene. Ah sì, Cedere, sì. Federer l'ho messo qui. Fini, ite. Basta. Fine. Wow. Fine. Due minuti sì, e 37. Con due disturbatori. Eri a 2 minuti qua. Cioè, con le sì, spettacolo. Sì, sì. Spettacolo. Allora, intanto grazie. Adesso però un'ultima cosa. Sì. Allora, ho fatto apposta. Esatto. Ho fatto apposta una cosa, perché adesso vi do, non è che... Allora, ho messo... perché volevo dirvi tutte le cose che vanno bene o male. Se non mi sono accorto, se non ci sono altre cose delle quali non mi sono accorto, uh-huh, allora un errore l'ho messo, mo e mo. Ah. Qua stavo per scrivere dettato, ma ho detto metto dettami in modo da poter fare la... così, far vedere la, che è sbagliato. Sì, okay, ok, quindi si mette dettato, per esempio, sì, Toto e Torino, oppure seta, so, oppure okay, un'altra, okay, oppure zeta, ecco, zeta, così ancora la zeta... che non è stata usata, e per il resto dovrebbe essere tutto a posto. Spettacolare. Aria, Aria, Lassi. Ci sono delle parole, ho messo. E qua stavi per scrivere Federe, Federa, ma non va sì, bene. Sì, sì, sì. Avevo in mente Federa, ma dopo l'ho messa per orizzontale e pensavo di mettere qua. Invece Cedere va bene, va bene. Ecco, la parola non deve essere ripetuta. Certo. Penati sono i protettori di degli antichi romani, tia e zie in spagnolo, che vedo usato molto spesso nei cruciverba, Ariel e la sirenetta, ho messo anche test, gulag, gag, pilar, è una città spagnola, sonar, insomma qualche volta, ecco, si devono mettere, certo, delle parole che finiscono in consonante, e queste non me li ero ripetute, ecco, prima di fare... Questa gara, insomma, quando l'ho fatta mi sono ripetuto bene tutte le parole. Senari sono versi di 6 sillabe. Senari, settenari. E peg? Peg del mio cuore è un... non so cosa, puoi cercare sul telefonino se cosa significa peg del mio cuore. È un'opera di qualcuno. Comunque un... Ma come fai a saperlo? Non ne so. È un film del 1933. Ah, del 33, ecco, sì. Da com'è? Da com'è? No, ho letto lì. Ecco, non ricordo, ecco, per fare la definizione bisogna metterla bene, no? Se io dovessi fare un cruciverba nel quale tu devi scrivere Attila, se io volessi farlo facile, scriverei Re degli Unni. Certo. Quanti Re degli Unni conosci? Attila. Attila, perfetto. Oppure dove camminava col suo cavallo non cresceva più l'erba. Attila. Attila, perfetto. Un po' più complicato, fu un famoso condottiero. Tante lettere, tante parole, no? Così di 6 lettere potrebbero essere altri, non sai neanche fu secolo scorso o 2000 anni fa. In che nazione, in che zona, non sai collocarlo. Se vuoi fare una cosa difficile, il fratello di Bleda. Sì. E chi lo sa? E chi lo sa? E Bleda, e Attila. Bellissimo. Tanta roba. Bravissimo, complimenti. Quanto tempo sei stato ad imparare a fare questo?
una roba del genere. 20 anni. 20 anni. E hai un record personale? Ma li facevo in poco più di un minuto e mezzo quando mi allenavo per andare in trasmissione. Però poi in trasmissione ho visto, quando ero lì al Palazzo delle Vittorie, che i quadrati erano molto grandi, più grandi di quelli che abbiamo fatto in prova, e quindi perdevo tempo per scrivere. Certo. E i pennarelli erano lì sotto, siccome io ero il quarto scommettitore tutto il tempo, si sono asciugati e non scrivevano. Allora mi si vede che li storco. Okay. Spettacolare. Beh, questo comunque è un ottimo numero anche, cioè se uno prestigiatore vuole farlo in scena, questa roba qua è allucinante. Sì, allora guarda, io ho cercato di darvi belle indicazioni nel filmato che abbiamo fatto su come si fa un cruciverba. Dopo ci vogliono altre cose. Vedi che anch'io mi sono adagiato sulle caselle nere in questa diagonale, però anche da quest'altra parte. Che livello di difficoltà avrebbe secondo te? Ma farlo per fare un record si fa. Ok. Non è un cruciverba pubblicabile, cioè, perché sì, ma alla fine io ne farei tanti molto simili. Ok. E tra l'altro qui ci sono 20 caselle nere, che non è male. Per essere pubblicato circa 18 ne dovrei mettere, per essere proprio un bel cruciverba. Per cui se mettevo 22 sarebbe stato molto facile per me di costruirlo. Vedi che ci sono parole qui di 5 lettere. Sì. Qui in mezzo ci sono parole di 6 lettere. Io appena mi hai detto le parole, io già mi immagino già dove andranno tutte le vocali, già andranno tutte le consonanti. Vedi, diciamo che ci vuole più lavoro per mettere a posto un cruciverba che già c'è, come per farlo. Che per farlo. Sì. Beh, grazie mille veramente di questa cosa pazzesca. Prego. Grazie di cuore. Porta qualcosa da bere che mi faccio le pause, professore.